Ehi, ma sapete che qui siamo 6 ore avanti? Ora chiamo Joe e gli predico il futuro. Ciao Joe, indovina cosa sta per succedere? Chi parla? Sono Peter. Ma è impossibile, Peter è morto 6 ore fa. Non possiamo più tornare. Va bene, mondo cane, ma prima mettiti qualcosa addosso. Sta calmo, in alcuni paesi denudarsi è segno di apprezzamento. Oh mio Dio! Oh, ti prego, troppo buono. Ho solo messo insieme due cosette. Ti prego, basta, adesso mettimi giù. Lois, per dimostrarti il mio immenso amore, ho convinto 20.000 tifosi di calcio a comporre un messaggio romantico solo per te. Peter! Oh, manca una lettera. Ah, dannazione, Peter! Chiamami Pietro. Beh, per la legge italiana, mo sono costretto a baciarmi appassionatamente. Peter, va tutto bene? Stai a scherzare? Va da paura! Rimbalzo per l'Italia e sono una pallina! Ragazzi, devo farvi un grande annuncio! Si è messo il preservativo. Restiamo a vivere in Italia! Siamo italiani adesso! Cosa? Stai scherzando, vero? Beh, visto che siamo italiani, allora iniziamo ad assassinare i nostri fratelli! Ma cosa? Tu mi hai spezzato il cuore, Grissa! Mi hai spezzato il cuore! Allora sarà meglio sbrigarci, voglio essere a casa nostra per la prima di Karate Kid 5. Maestro Miyagi, è piuttosto imbarazzante, ma ecco, ho un problema di disfunzione erettile. Bene, Danielson, Miyagi ripara. Grazie a te, gli indiani hanno ucciso tutti i bianchi e hanno conquistato l'America. Non sei quello che dice sempre, mai modificare il passato. Dai, diciamo la verità, io modifico continuamente il passato. Bene, ora immagino che dovremmo dividere il conto per 13, no? Ehi, Giuda, lui ha preso tipo 5 margaritas e tu soltanto un'insalata. Oh, stava cominciando ad annoiarmi. Sai, non tutti gli eventi storici sono all'altezza della loro fama. Donne, abbiamo passato decenni a combattere per avere diritto al voto. Quindi oggi andrete in queste cabine e darete il vostro voto. Ricordate, Warren G. Harding è il più carino di tutti! Mamma. Brian riuscirà a salvarsi? Non lo so, Meg. Questo è il più bravo veterinario di Coag. Brian sta ricevendo le migliori cure possibili. Ha anche dovuto dividere l'ambulanza con un pollo. Tu non dovresti razzolare in giro? Non parlare con me. Hai una cattiva reputazione nella comunità dei polli. Ti serve un condensatore al titanio. Scusa, ma di quelli non se ne trovano più in giro. Come sarebbe? Me li hai sempre trovati. Sì, lo so, ma il ragazzo che li costruiva ha fatto una caricatura di Mohammed, quindi non è più in circolazione. Non lo ha neppure fatto di proposito, ma distrattamente mentre parlava al telefono. Però quello era Mohammed, quindi. Capisci? Grazie tante per essere venuti qui. Brian ve ne sarebbe stato davvero molto grato. Nessun problema, Lois. In genere non andiamo mai ai funerali. Sai, sono un poliziotto, vengo sempre preso a borsettate da una donna di colore. L'hai trovato il bruto che ha fatto Ah, questo? Devi signora, rendergli scusi, ma che giustizia! Tu rapporti devi aveva fare in con modo che Brian? questo angelo Lei è bambino sicura non di sia essere al morto per funerale giusto? niente! Signora, Mostraci perché sei Brian era diventato un un poliziotto! Ehi, hey, io, tu come ti chiami? Cresso. E che ne dici se ti chiamo ragazzo cappello? Oh, sì! Non alzare la voce, Chris. Sono ragazzo cappello, stronza! Ma guardati, Vinny, sembra che tu sia già parte della famiglia. Io penso che tu stia correndo troppo, ciccione. Anche la crocifissione sembrava risolutiva. Perché stai facendo questo? Perché sono arrabbiato con lui. Io con questi cetrioli non riesco ad aprirli. Crocifiggili! E torniamo ora a Muppet Baby. Piggy, non credo che Kermit Junior stia bene. Uccidetemi! Sto soffrendo da morire! Oh, ehi, Quagmire! Ehi, Peter, ti dispiace se mi nascondo un attimo qui? Per sbaglio ho lanciato un'occhiata a un travestito in un bar e mi ha seguito fino a casa. Lo sapevi cosa stavi guardando? Vattene via, impiastro! Eri troppo lontano, non sapevo cos'eri! Lo so che mi vuoi! Sta zitto e vattene a casa! Nessuno mi ha visto che venivo qui! Ho detto no! Entra dal retro! Mia vita che mi fa sentire speciale, come quando avevo le tette da vacca. Come potete vedere, le previsioni per il quarto trimestre indicano profitti in grande crescita. Ci sono domande? Non sulle mie tette, però, eh? Bene, allora possiamo siglare questo accordo. È il momento di festeggiare! E pensare che una settimana fa il mio unico impulso creativo era strapazzare le donne prima del sesso. Griffin, mi servono i rapporti delle spedizioni per le 17 di oggi.